amo le vacanze, perché posso stare tutta la mattina a giocare ai videogames. E infatti devo allenarmi per riuscire a battere il mio amico Bobby. Eccolo, si è appena connesso. Ok, accendiamo il controller ed iniziamo la sfida. Che bello, sono in vantaggio. Questa volta la vincerò io la partita, me lo sento. Devo stare attento però. Dove ti nascondi, Bobby? Stavolta ti troverò. Oh, eccolo finalmente. Come non detto, ha vinto lui di nuovo. Ma chi è? Bobby? Ciao Yuko, sei pronto per il primo giorno di scuola? Che cosa? Oggi inizia la scuola? Me ne ero dimenticato. Ops. Speriamo che la mia mamma non se lo ricordi. Forse è meglio cancellare il messaggio. Ecco fatto. Corro a nascondermi in camera, così quando arriverà la mia padroncina e mi troverà qui, beh, farò finta di dormire. Oh no, eccola, sento i suoi passi. Yuko, ma che fai? Sei ancora nel letto? Ma è tardissimo! Tra mezz'ora deve essere a scuola! Non dirmi che te ne sei dimenticato! Oh no, la mia mamma se ne è ricordata! Ehi, non guardarmi così! Ma certo che me lo ricordavo! È tutto pronto, tranquilla! Sicuro, Yuko? Hai preparato anche lo zaino, vero? Ma certo! L'ho preparato io stesso ieri sera con le mie zampette! E va bene, mi fido! Allora ti aspetto in cucina per fare colazione insieme, ok? Però fai veloce perché è tardissimo! Ops, non è vero. In realtà non l'ho ancora preparato. Devo far veloce, prima che la mia mamma se ne accorga. Eccoti qua, zainetto, trovato. Iniziamo mettendo Roger, il mio pupazzetto preferito, le mie scarpette per l'ora di ginnastica e la mia pallina da basket, ovviamente. Poi il mio quaderno. Ehi, aspetta, ma qua sopra c'è disegnato un gatto. Ah, ma questo è il quaderno delle gattine. Ecco, questo è il mio. Ed infine l'astuccio. Perfetto, adesso è pronto. Uff, ma dov'è la mia uniforme? Eppure deve essere qua dentro, da qualche parte. Vediamo un po'. Deve essere qua tra i vestiti della mia umana. Eccola, l'ho trovata! Sapevo che era qui. Oh, eccomi qua. Adesso è finalmente tutto pronto e posso andare a fare colazione. Oh, finalmente sei arrivato. Aspetta, ma stai indossando l'uniforme. Ti sta benissimo. Sì, sì, grazie, umana. Ma adesso dammi quei pancake, ho super fame. Eccoli qua, Yuko. Buon appetito. Grazie, umana, sono super buoni. Yuko, ho sentito il rumore dell'autobus. Corri, fai fretta. Cosa? È già qui? Allora corro. A dopo, umani. Che bello, è sempre emozionante il primo giorno di scuola. È vero, rivedrà tutti i suoi compagni di classe. Già. Ma quello che cos'è? È un panino, l'ho trovato in camera. Come? Non me l'hai preparato. Ah, ma quella è la merenda di Yuko. Come la merenda di sì, Yuko? Sì, ce l'hai dimenticata. Sapevo che si sarebbe dimenticato qualcosa. Ops. Sento un po' di ansietta, ma in fondo non c'è niente di cui aver paura. La scuola la conosco già, rivedrò i miei amici e ci saranno anche dei nuovi professori, che sicuramente saranno più simpatici di quelli dello scorso anno. Niente può andare storto. Perché mi ha scritto la mia umana? Oh no, ho dimenticato la merenda. Inizia malissimo questo primo giorno. Bentornati ragazzi. Finalmente oggi è iniziata la scuola. Come sono andate le vostre vacanze estive? Vi siete divertiti? Sì, tantissimo. Infatti già mi manca l'estate. Comunque per fortuna oggi la prof sembra tranquilla. Mi fa piacere che vi siate divertiti, perché adesso non vi divertirete mai più. Aprite il libro pagina 5. Grazie. Ok, ok, sarà meglio aprire subito il libro. Comunque la prof non mi sembra affatto cambiata. Non vedo già l'ora che sia ricreazione. Raga, mi è venuta una super idea. Dato che Yuko ha dimenticato la sua merenda qua a casa, o meglio, qui qualcuno gliel'ha mangiata. Ma ancora? Sì, ma che così. Dici? Ma guarda che l'hai lasciata te in camera, è colpa tua. Ma ancora con questa storia? Meno male che loro sanno qual è la verità. Non ci perdere. Quindi abbiamo deciso che andremo in un negozio e gli compreremo tantissime cose bellissime per scuola. Così gli faremo un bellissimo regalo per il suo back to school. E speriamo che ci perdoni per la merenda. Infatti, speriamo. Andiamo a vedere che cosa troviamo di bello. Sì. Andiamo, venite. Ragazzi, siamo arrivati al negozio. Sì. Adesso entreremo dentro e io e Marty abbiamo intenzione di sfidarci. Infatti, io comprerò delle cose per Yuko e Marty farà lo stesso. E le mie ovviamente saranno molto più belle. Vedremo. E sarete proprio voi, infatti, a decidere qua sotto nei commenti chi sarà il vincitore di questa fantastica sfida. Andiamo. No, vabbè, io sono curioso di sapere cosa prenderai. Oh. Ok, dentro. Ecco. Ok, perfetto. Prima di tutto prendiamo i cestini. Aiuto. Ok. Perché uno non me ne basta. Ma come? Va bene, uno è per te, tieni. Grazie, vai, è il momento di Marty. Per prima. Allora, prima di tutto ovviamente gli prendiamo un bellissimo quaderno, perché, cioè, vuole un quaderno, almeno quello ci vuole. Certo, ovvio, se no. Qua ce ne sono troppi. Cioè, sono tutti qua. Quale scegli? Ricordati che deve essere più bello del mio poi. Ma hai ragione. Oh, gattini. Guarda, ci sono gattini.
No, raga, sono troppo belle tutti, come faccio? Perché poi ce n'è un sacco. È impossibile. No, ma c'è anche Pikachu dei Pokémon. Ecco, quello fai facile, lui ama i Pokémon. Dai, questo è bellissimo, i Tokidoki. Io li sono questo. Cioè, guarda, ci sono tutti gli animalini, tutti gli unicorni. Ha giudicato questo. E adesso invece andiamo da questa parte, così gli prenderò qualcosina che utilizzerà durante le varie lezioni, magari d'arte. E te cosa mi consigli? Anzi, no, non mi puoi consigliare niente, perché sennò certo, poi no. Mi sabo. Allora, faccio prendere. Il DAS? No, ma che se ne fa del DAS, qua scusa? Ci sono un sacco di tempere. Mm. Qua ci sono... Oh, le tempere... Ma i brillantini? No, ma queste rimangono tutte appiccicose, sono tipo glitter. Che colore il pelo poi? No, meglio di no. Vediamo questo cos'è. Tempere lavabili e profumate. Ah, profumate davvero? Te lo giuro. No, io li prendo queste sono perfette. Assolutamente aggiudicate. Cioè, raga, ma tempere profumate? Ma che se ne fa, Yuko? Che se ne fa? Scusami, lui è un cane, quindi è un super olfatto. Le annusa, penserà che potrà mangiarle e quindi gli piaceranno tantissimo. Ho già detto, raga. Basta, la sfida si può anche chiudere qua, perché io ho già la vittoria in mano, non scherziamo. Ho trovato una cosa bellissima! La plastilina! Cioè, così Yuko potrà fare un sacco di formine colorate! Ma è tipo, cioè, il fungo? Sì, potrà costruire qualunque cosa! No, mi piaceva un sacco! Ecco, vedi? No, vedi, no, anche no, te, no, ti sei fregato! No, sto scherzando, cioè, mi piace, ora non mi piace più! No, ora lo odio! Ma non è vero! Ok, io ho trovato i miei tre oggetti per la sfida, adesso tocca a te! Buona fortuna, Giuse! Vediamo! Il tuo carrello è ancora vuoto! Sì, è vero! Trovare qualcosa di più bello vediamo del tuo. Vediamo se riuscirà a fare meglio di me. Vediamo. Per prima cosa devo trovare un quaderno più bello del ma tuo. Ma mi stai copiando? Cioè, sei andato subito alla corsia. Io ti voglio copiare solo un quaderno perché, scusa, deve essere okay. Il più bello. Vediamo un po'. Sta facendo le stesse cose che ho fatto io. Ma non vabbè. È vero. Allora, non so. Se allora riuscirai a trovare un quaderno più bello del mio, ma non credo. O prendo un gattino che sembra Kayla e Yuko sono adora Kayla. Sto guardando io prima. No. Il gioco preferito di Yuko. Bene. Cioè, guarda cosa ho trovato. Non ci credo. Un portamerende. Finalmente. Così almeno Yuko potrà mettere la merenda qua dentro. Così non ecco. Se lo dimenticherà mai più. Bene, quale prendiamo però? Io sono indeciso. Mi piaceva questo qua di Paw Patrol. Ah, però. Dici? Sì. Va bene, cagnolini come lui. Sì, esatto, va bene, ha giudicato. Adesso ti manca il terzo elemento. Sì, che io ho una sorpresa per te. Vieni, corri. Ma dove stai andando? Corri, seguimi. Guarda che è di là la roba della scuola. Vieni. Oh, ma dove stai? Ma ti ho perso. Ma sei lentissima. Aiuto. No, ma dove vai? Aspettami. Ma dove vai? Corri. Dai, ho perso tutte le mie cose. Dai, Giuse, aspettami. No, raga, l'ho perso. Ma dove è finito? Aiuto. Ah, eccolo. Aspettami. Eccolo, raga. L'ho trovato. Ehi, ma aspettami. Ecco. Vabbè, mi sta facendo attraversare tutto il negozio. Ma cosa fai? Dai. Se lo sai già cosa c'è in questo negozio. No, piano. Eccolo. Cosa hai trovato? No, vabbè, non ci credo. No, questa vabbè. Ti servirà tantissimo a scuola, Yuko. Perché? A te sembrerà una fionda qualunque, ma in realtà è una fionda sparabigliettini. Cosa stai dicendo? Allora, praticamente Yuko quando vorrà comunicare con un suo compagno di classe metterà il bigliettino e glielo lancerà. Ma cosa dici? Ma perché no, scusami. No, vabbè, io ho capito il tuo piano. Cioè, te vuoi far finta che questa fionda serva a Yuko quando in realtà la userai te, perché la puoi usare te. Ma non è vero. Ma come no? L'altra volta quando siamo venuti qua in questo negozio, tu sei venuto qua in questo reparto e hai detto la volevi prendere. Io sono stata lì a dirti di no. Non è vero. Non hai le prove, no, ragazzi, non hai le prove. E adesso sei tornato qua facendo finta che quest'altra si vedrà Yuko a scuola? Cioè, non ho parole. E la prof non si potrà neanche arrabbiare perché io insegnerò a Yuko ad agire nell'ombra. Come un vero ninja. Mi metterà un sacco di note per colpa tua. Bellissima. Raga, non rifatelo a casa. O a scuola. A scuola, soprattutto. E questi, raga, sono gli oggetti che abbiamo scelto per Yuko. Adesso tocca a voi scrivere qua sotto nei commenti chi è il vincitore della sfida tra me e Giuse. Sì. Io non vedo di tornare a casa e vedere come reagirà Yuko quando vedrà tutte queste bellissime cose. Sì, secondo me sarà super felice. Sì, raga, impazzirà. Andiamo a scoprirlo. Oh, aspettami, aspettami. Andiamo. Oh, finalmente sei tornato da scuola, Yuko. Sì, sono tornato. E
Non vedevo l'ora di rivedervi. Anche te ci sei mancato tantissimo. Ma allora raccontaci, com'è andata? Diciamo che è andata bene, non abbiamo fatto niente di che. Però la prof ci ha già dato un sacco di compiti e devo finirli entro domani. Aiuto. Tranquillo, Yuko, ai compiti ci penseremo più tardi. Ma adesso vai in cucina, corri, perché ti aspettano dei super regali. Sì, vai. Cosa? C'è una sorpresa per me? Corro subito a vedere. Quindi questi sono tutti per me? Per favore, ditemi che non è uno scherzo. Hai visto, Yuko? Queste sono tutte le cose che ti ha comprato Giuse, mentre queste sono quelle che ti ho preso io. Quale preferisci, amore? E la zampa è quella che preferisci. Scegli. Oh, attenzione. Sì, ho vinto io. No, non è possibile. Secondo me Yuko non ha visto la fionda. Ma gli è sfuggito. No? Ma che dici? Ma guarda che ha messo chiaramente la zampa su tutte le cose che ho comprato io. No. Cioè, si è visto proprio che era deciso. Io confido in voi. Scrivete voi nei commenti che il vincitore, raga, perché devo vincere io. Ma cosa stai dicendo? Yuko ha scelto, io dico solo questo. Yuko ha già scelto. E vabbè, poi adesso vediamo cosa sceglieranno loro. Ma Yuko ha già scelto. Okay. Ehi, aspettate. Ma quella cos'è? Ma è una super fionda. Così potrò lanciare i bigliettini a tutti i miei amici. Te l'avevo detto che serviva a quello. No, vabbè, io non ho parole. Ma Yuko, ma che tu, ma cosa dici? E queste tempere invece sono super colorate. Senti qualche odorino. E anche i miei nuovi quaderni sono bellissimi. E poi io amo Minecraft. Yuko, ma l'hai visto che cosa ti abbiamo comprato anche? Un portamerende. Sì. E guarda dentro cosa c'è. No, un biscottone gigante. Sì. Ma dai, ma così lo stai corrompendo. No, ma è corruzione. Quindi Yuko, ho vinto io? Dai, ma no. Ha vinto ma lui il portamerende. Sì, esatto, ho altri biscottini, però ormai ho vinto io. Grazie mille. Umani. I miei compagni di classe invideranno tutte queste cose. E questo, raga, era il back to school di Yuko. Scrivete qua sotto nei commenti se anche voi siete già tornati a scuola oppure ancora no. E in caso l'aveste fatto, in quale giorno? Perché siamo curiosi. Sì, è vero. Comunque mi è venuta una super idea. Che cosa? Che dici se tipo mi imbucassi a scuola di Yuko? Ma che stai dicendo? Sì, non lo so, tipo potrei travestirmi e fare finta di essere un nuovo compagno di classe. Cosa? Cioè, raga, è un'idea geniale. Cioè, ti vuoi imbucare nella sua classe? Ma che idea, ma no, è folle! È un'idea geniale. Cioè, raga, scrivete nei commenti se volete che facciamo questo video. Lasciate, raga, un bel like se vi è piaciuto questo video ed iscrivetevi al nostro canale così non vi perdete nessuna delle prossime folli puntate di Yuko a scuola. Ciao, lupetti!